un campus di scuole superiori sulla collina di San Martino a Como. Fiorenzo Bongiasca, presidente della provincia di Como, continua a inseguire il suo sogno, o meglio, il suo progetto, nato dalla necessità di trovare una nuova sede per il setificio, lo storico Istituto Tecnico Industriale di Como, e proseguito con l'idea di concentrare le scuole superiori su un'area già individuata in passato come sede perfetta per un campus universitario, progetto quest'ultimo poi accantonato. Bongiasca invece sembra intenzionato ad andare fino in fondo. La regione ha deliberato un ordine del giorno proprio settimana scorsa su una richiesta dei consiglieri comaschi, diciamo un ordine del giorno per 30 milioni. Io ho parlato con Fontana che era qui settimana scorsa, anche Fontana condivide questo impegno che la provincia si è messa a capofila e diciamo che nei prossimi mesi porteremo avanti tutto l'iter burocratico per portare a casa l'area e per poi cominciare la progettazione. Il presidente della provincia di Como nella conferenza di fine anno ha elencato alcuni numeri, come gli oltre 6 milioni di euro per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole superiori, 29 edifici in totale frequentati da 19.000 studenti, o i 15 milioni dedicati ai progetti di viabilità, tra i quali spicca la tangenziale di Cantù. Anche il bilancio provinciale, in seguito alla pandemia, ha subito una flessione notevole causata dalle minori entrate di IPT e RC Auto. Il governo però è intervenuto, con contributi extra per oltre 6 milioni di euro. La volontà di essere vicino ai nostri sindaci e ai nostri territori, ha concluso Bongiasca, ci restituisce la forza e la speranza per progettare un futuro migliore.